Poracci, benvenuti o bentor... Oggi parleremo delle vendite di Super Mario 3D World più Bowser's Fury, di un nuovo remake di Zelda ad opera di Grezzo, di quattro nuovi titoli leakati per Switch e non solo. Prima di iniziare un piccolo momento poraccio, se apprezzate il mio lavoro potete supportare il canale come meglio credete, lasciando un like e attivando la campanella delle notifiche, seguendomi su tutti i social, oppure donandomi un caffè virtuale su Ko-fi, l'unico luogo su internet dove potete trovare i memini in HD. Fate voi! Iniziamo con qualche notizia al volo. È stata infatti annunciata finalmente la data di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart. Il platform ad opera di Insomniac Games si pensava sarebbe stato uno dei titoli di lancio di PS5 prima che venisse rimandato ad un generico 2021. Ora finalmente abbiamo la data ufficiale, l'11 giugno. Ho aspettative altissime per questo platform che sembra uno dei primi giochi a sfruttare appieno le potenzialità dell'SSD di PS5 grazie a dei caricamenti fulminei. Ed inoltre Rift Apart è stato concepito come un episodio a sé stante e sarà quindi anche un ottimo punto di ingresso per chi non si è mai avvicinato all'universo di Ratchet & Clank. Probabilmente si tratta di un'esclusiva che spingerà tantissimo le vendite di PS5, sempre che si riesca a trovare in giro. Inoltre tutta la saga di Kingdom Hearts sarà disponibile su PC in esclusiva per l'Epic Games Store. Continuano le politiche stra-aggressive di Epic, che cerca di mettere in crisi lo strapotere di Valve e Steam, accaparrandosi esclusive di peso, e questa di Kingdom Hearts è sicuramente una mossa molto intelligente. Certo, il listino prezzi non è dei più invitanti, ma in realtà è in linea con quanto visto negli store digitali delle console, quando non presentano sconti e offerte di nessun genere. L'uscita delle 4 collection è prevista per il prossimo 30 marzo. Avevo promesso non avrei mai più parlato, ma purtroppo è più forte di me. Super Mario 3D World torna tra le notizie principali del TG Poro. Sono infatti disponibili i primi dati di vendita del porting da Wii U e, come era facile aspettarsi, il gioco sta registrando ottimi risultati. Vediamoli insieme. Nella classifica UK, Super Mario 3D World più Bowser's Fury sta andando estremamente bene, posizionandosi al primo posto nella classifica dei giochi in versione fisica più venduti della settimana, sorpassando anche Animal Crossing New Horizons. La riedizione ha venduto il 190% in più rispetto alla prima release su Wii U, console che viaggiava su altri numeri. Infatti, nel 2013, anno in cui uscì 3D World, la Wii U aveva una base totale di unità vendute di 6 milioni, un nulla rispetto alle 80 milioni di Switch distribuite nel mondo al giorno d'oggi. 3D World, con 6 milioni di copie totali, risultò essere il secondo gioco più venduto su Wii U, dietro solo a Mario Kart 8, cifre che saranno superate in pochissimo tempo su Switch, una console che sta dando una meritatissima seconda chance a questo platform. Rispetto agli altri titoli di Mario, 3D World sta vendendo di meno di Odyssey e della 3D All Stars, ma più di New Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario Maker 2, mettendosi quindi come anello di congiunzione tre platform in due e tre dimensioni. Risultati sicuramente incoraggianti per un porting fatto con cura e che, grazie ad alcune sostanziose aggiunte, come quella di Bowser's Fury, è una riedizione che può essere presa in considerazione da tutti i giocatori, anche quelli che già hanno provato il gioco su Wii U. Cosa ne pensate di questi dati di vendita? Mentre ci avviciniamo al 21 febbraio, data in cui la serie di The Legend of Zelda festeggerà i 35 anni, qualcosa sembra muoversi per quanto riguarda il futuro della saga. Grezzo, lo studio che si è occupato del remake di Link's Awakening, sembrerebbe al lavoro su un nuovo titolo. Lo studio giapponese ha infatti pubblicato delle offerte di lavoro riguardanti un nuovo progetto basato su Unity, descritto sommariamente come medievale e stiloso, seppur non fotorealistico. Nel dettaglio viene esplicitamente detto che il design del gioco non sarà espressamente fotorealistico, ma prenderà elementi della realtà trasformandoli sotto una nuova luce. Lo studio è in cerca di programmatori e UI designer, e a quest'ultimi sarebbe affidato il compito di creare HUD, menu ed elementi del genere. Sembra insomma che i lavori per la prossima produzione targata Grezzo siano entrati nel vivo, e anche se la serie di Zelda non viene citata esplicitamente, visto lo storico dello studio, è facile ipotizzare che il progetto riguardi un titolo con protagonista Link. Grezzo infatti negli ultimi anni si è occupata dei remake di Ocarina of Time, Majora's Mask e anche del recente Link's Awakening.
Rimane da chiedersi solo quale titolo di Zelda sarà preso in esame. Seguendo un ordine cronologico, dopo Link's Awakening sarebbe il turno di due gemme dimenticate come gli Oracles, o perché no, potrebbe essere la volta di uno dei remake più attesi di tutti i tempi, ovvero A Link to the Past. Visto la recente pubblicazione dell'annuncio, è praticamente impossibile pensare che questa operazione ricada all'interno dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario della serie e potrebbe tranquillamente trattarsi di un titolo che vedrà la luce a 2022 inoltrato, il che lascia totalmente aperto lo scenario delle speculazioni relative al 2021 targato Zelda. Secondo voi, su quale gioco sta lavorando Grezzo? Si tratta di uno Zelda in 2D o 3D? Ultimamente è un continuo susseguirsi di leak riguardanti la lineup di Nintendo Switch. Questa volta è il turno di ben 4 titoli che sono stati classificati dall'organo di rating taiwanese, l'equivalente del nostro PEGI. Tra i giochi che hanno ricevuto la classificazione spicca sicuramente il nome di The Great Ace Attorney Chronicles per PS4, Switch e PC. Si tratta di una collection che dovrebbe racchiudere i due episodi usciti solo in Giappone di The Great Ace Attorney, il prequel di Phoenix Wright ambientato nel 1800. L'edizione Chronicles era già apparsa nel recente leak avvenuto ai danni dei server Capcom, dove era stato possibile vedere tutta la pianificazione dell'azienda per gli anni a venire. Inoltre, sempre in questa lista, per Switch risultano classificati Tales from the Borderlands, lo spin-off avventura grafica del famoso looter shooter di Gearbox, Secret Neighbor, lo spin-off multiplayer di Hello Neighbor uscito nel 2019, e SnowRunner, il simulatore di off-road a cura di Focus Home Interactive. Certo, non si tratta di produzioni AAA, ma di titoli che sicuramente possono avere un certo appeal verso determinate nicchie di appassionati. Fa molto piacere vedere la localizzazione di The Great Ace Attorney, una serie che probabilmente meriterebbe molta più considerazione qui in Occidente. In ogni caso, continuo a pensare che tutti questi annunci potrebbero inserirsi perfettamente all'interno di un Direct Mini Partner Showcase, magari previsto per il mese di marzo. Dopo un febbraio dedicato a Pokémon e Zelda, Nintendo potrebbe aprirsi alle pubblicazioni di terze parti per tenere alta l'attenzione del pubblico fino al periodo delle E3, dove a questo punto mi aspetto di vederne delle belle. Voi cosa ne pensate? E per chiudere, poracci, diamo un'occhiata al sondaggione di giovedì scorso. Vi ho chiesto se avete mai riscontrato problemi con il drift e, purtroppo, ben il 71% di voi ha risposto affermativamente, mettendo in luce quanto sia diffusa questa problematica, se ancora ce ne fossero stati dei dubbi. Un risultato a dir poco preoccupante che lascia veramente basiti se si pensa al fatto che Nintendo non si è mai espressa a riguardo e ha sempre evitato l'argomento facendo finta che non esista. Non ci resta che sperare in una revisione al più presto o magari, chissà, proprio in un nuovo modello di Joy-Con. Nell'attesa che la situazione si smuova, lo sapete cos'è che non drifterà mai? Il sondaggione che troverete in serata tra i miei community post. Mi raccomando, non perdetevelo. E queste, poracci, erano tutte le notizie del giorno. Vi aspetto nei commenti per discuterne assieme. E come al solito vi ricordo che potete supportare il canale come meglio credete, lasciando un like, attivando la campanella delle notifiche, oppure seguendomi su uno dei miei tantissimi social. E se apprezzate particolarmente il mio lavoro, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. In ogni caso, non mi resta che darvi appuntamento a domani. Io sono il Poro Grezzo, Michele Leak, ciao!